Buonasera, sono in collegamento con Gemma Vecchio che vogliamo parlare di Willy, questo ragazzo che è stato ammazzato a un paesino a sud di Roma, Colleferro, se non sbaglio. E tu hai venerdì parte con un'iniziativa, molto bella che si fa al Comune di Roma. Poi magari ci dici anche due cose su di te. Ecco, com'è nata l'idea di questa manifestazione di venerdì? Sì. Va bene. Ero triste, il giorno della sepoltura non ho potuto andare perché mi faceva male il ginocchio, avevo fatto un'infiltrazione, no? E ho cercato i familiari, insomma, alla comunità ho fatto condoglianze, però mi ha scosso molto, no? Questo giovane ragazzo. Eh sì, un po', Questi guarda, quattro tutta l'Italia, ragazzi. tutta l'Italia è rimasta sotto shock per quello che è Sì, successo. la brutalità, no? Di questi giovani. E allora ho detto, è venuto così, di getto, un giardino, no? Ho chiamato l'ufficio della presidente del municipio, primo municipio, Sabrina Alfonsi. Ho lasciato questo messaggio, capite? E accolto subito, accolto e sono felice perché è commossa. Non immaginavo, ma è diventata molto naturale. Un giardino perché è dove fiorisce, rinasce la vita. E per aiutare a ricordare anche gli altri, questa tragedia ce l'ha anche la famiglia dei ragazzi, insomma, perché quando uno si macchia di una cosa così terribile, non so come vivere. Però sono cinque famiglie. L'albero spero che ricordi a tutti i giorni che è successo e di non osare mai di togliere la vita a un altro. Questo giardino infatti va ripristinato perché era un giardino che l'ha trovato la Presidente. Io per la prima volta andrò dopodomani. Senti, Giovanna? Sì, ti sento, no, continua, ti sento. Sì, e allora io ho pensato alla vita, a un albero, a una speranza, no? Che anche questo giardino era trascurato e comincerà a rinascere anche il giardino. Sì, per una vita, che Sì, non c'è un c'è più, ripolente alla ragazzo vita. giovane, pieno di vita, anche molto altruista, perché era andato da questi ragazzi che litigavano per poterli, diciamo, mettere pace tra di loro, Aiutare. per vedere. E invece è stato brutalmente aggredito fino all'ultimo alito di vita che Ma aveva sto ragazzo. qua bisogna educare adesso, non so se pregiudizi o altri, ma la brutalità è forte, è guerra, è una cosa molto brutta. Vedo che questi ragazzi non hanno riferimento, se così giovani si mettono a bere, si drogano, poi tolgono la vita agli altri, no? Non c'è un percorso sano, non c'è spiritualità. Infatti sono ragazzi, come abbiamo visto, vissuti solo nelle palestre, magari usano anche tutte queste bevande energetiche che secondo me chissà che cosa gli nel fisico che fa, e hanno solo poi palestre, discoteche e insomma magari per vivere fanno anche lavori non tanto perfetti, ecco, per non dire altre parole. Ma
Aspetta, ti sento male. Non voglio dare scuse. No, adesso sai tu. Io adesso non vorrei addentrarmi a certe cose, non voglio dare questi scusanti, capito? Perché se no sì. Diventa... No, 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 è chiaro, no, era giusto per, diciamo, inquadrare le persone. Quell'altro. Sì. No, ecco, non per dire che loro, perché sono dei ragazzi vissuti in certi ambienti, sono giustificati, no? Sì, a fare violenza, questo no, perché... Dal principio non lo deve fare, e poi sì. Sono giovani anche, c'è qualcosa che manca, ci sono dei problemi, ci sono dei pregiudizi e cattiverie, ma poco in poco diventano... Sì, se no passa il messaggio, capito? Quello che io volevo comunque ricordato anche nelle scuole, nelle università, i giovani devono capire, insomma, che stiamo vivendo un periodo brutto di crisi culturale e qua bisogna, insomma, fare non si è versato in vano il sangue che i ragazzi ricordavano. Non di dimenticato io, e vi sembra normale. Ascolti, sì. Che poi tu no, dicevo, tu sei presidente di un'associazione che sta lì nel cuore di Roma, che si chiama Casa Africa. E tu già lavori, diciamo, da tanto con i ragazzi che vengono dall'Africa, anche pure tu sei africana, metà africana e metà italiana, no? Perché tuo papà è italiano. Per cui tu conosci bene tutti i problemi, e soprattutto, diciamo, un ragazzo come Willy che invece era non di famiglia, diciamo, era nato in Italia, era... comunque integrato, aveva davanti a sé un avvenire, comunque dice non va bene, insomma, vabbè che qualsiasi ragazzo che viene ammazzato non va bene mai, non è mai una cosa buona. Io in Italia non lavoro solo con africani immigrati che vengono di tutto il mondo, infatti Silvio Daneo che abbia pace la sua anima, no? L'abbiamo perso qualche anno fa, giornalista, diceva che non è casa Africa, questa casa mondo, tutto il mondo, da Sud America, dall'Asia, no? Corea, sì. Ho visto, ho conosciuto vari ragazzi, sono venuti anche dei ragazzi con un progetto dall'estero, stagisti anche americani, non è quello, cioè manca la fratellanza, ma ormai regna questo noia, menefreghismo, che vedono poi una certa politica parla sempre in negativo, no? Degli immigrati, e questo non è la storia dei ragazzi, non aiuta neanche gli ONG, no? Che sempre per guadagnare dei soldi espongono i volti dei bambini con le mosche, i malati, donne, uomini africani, un'immagine terribile. Loro per immaginare i soldi sia in televisione, una cosa scandalosa, incivile, che usano queste cose e dicono che loro è per aiutare. Io direi meglio che non aiutino e non diano queste immagini. Tu pensa ai loro coetanei, questi ragazzi, cosa pensano di
di un immigrato, di un nero, che lo vedono già i bambini, che vedono un bambino con mosche in faccia, no? O a chi si malata, si chiede in miseria, quando l'Africa, tu sai benissimo, è un continente più ricco che c'è, sì. Hanno le loro risorse, di più, hai visto ingiustizia, anche i ragazzi che vengono dal mare, dal deserto, pagando cifre incredibili, anche fino a 30-40 mila figli, va bene 3, 4, 5, 6 mila, se no sono cifre esorbitanti. L'auto aereo costa su questi 500 euro. Noi gli danno i visti, il primo criminale sono gli stati occidentali. Senti, no, perché Gemma ti non... Ecco, questo voglio combattere io. Devono dargli il visto. Con l'obbligo di biglietto andata e ritorno, con l'obbligo di biglietto di andata e ritorno devono diventare, dove andare in ogni albergo, non diventare un mangiatoio, andare in via. E anche minori aspettano i delinquenti perché non hanno soldi, non hanno famiglia, non hanno nessuno, è difficile integrarli, deve finire questa catena di disastri, no? Sì. Umanitario, è un disastro umanitario, veramente incivile. E tu su Roma io voglio sì. un po' lottare contro questa inciviltà e lì simboleggerà anche questa civiltà. Sì, un cambiamento di rotta, certo, perché comunque chi viene da fuori e va in un altro stato deve partire da zero, per cui deve incominciare. Politica, umanizzare la politica. No, pagano i soldi, c'è aereo, devono venire con un visto, invece gli prendono anche i soldi, non gli danno neanche il visto. Ah, ho capito, c'è tutto. E questo non è normale, perché danneggi loro, le loro famiglie, capito? Che hanno speso tanti soldi, vengono là più, cos'è? È il nuovo come checkpoint del terzo. Certo, capito? Sono nuovi là, centri d'accoglienza, non sono un'accoglienza, è terribile, loro c'hanno, se vengono con i loro biglietti possono alloggiare in alberghi, in B&B, dove gli pare, ripristinare Schengen che si sono venduti, girano l'Europa, non trovano quello che cercavano, se ne tornano a casa. Provassero questi politici e altre persone a farsi la traversata dal deserto. Tu vedi morti adesso, circa 18.000 morti, no? La traversata. Il 3 ottobre si dice solo 168, ma non sai quanti ne muoiono nel deserto? In